I Novax tornano in piazza, in corteo in centro a Torino contro i vaccini obbligatori. Un corteo per dire no ai vaccini obbligatori e contro le esclusioni dei bambini non immunizzati nelle scuole materne e dagli asili nido. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Spontaneo di Genitori Vaccini il Cavallo di Troia, che ha promesso di portare in piazza medici ed esperti favorevoli alla libertà di scelta. Una testimonianza diretta da ciò che possono fare alcuni vaccini l'abbiamo dalla mamma di Bogdan. Sì, sì, Bogdan è vaccinato con tutti i vaccini come i suoi fratelli, perché io ho creduto in vaccini, invece esistono, ha avuto le reazioni avverse dopo il richiamo di morbillo a età di 6 anni, quando faceva la seconda elementare. Era un bambino vivace, in piena salute. E di notte, quando l'ho messo a letto, un bambino normale, al mattino si è svegliato un bambino cambiato. L'ho portato in ospedale e dopo 8 lunghi mesi di esami è uscito la PES, dopo un intervento dal cervello e liquido dal midollo. Le hanno trovato la PES. I medici in 2004 non si parlava dei danneggiati e mi hanno detto: signora, ci dispiace che ho voluto fare la causa. E mi hanno detto: signora, perde tempo e soldi, perché scientificamente è dimostrato che 1 su 1 milione può capitare. Noi siamo quell'1 su 1 milione, e come noi sono. Siamo con Cinzia Trentanelli, una delle organizzatrici della manifestazione. Ciao a tutti, abbiamo organizzato questa manifestazione oggi per difendere una libertà che secondo noi è intoccabile, inalienabile, ed è la libertà di poter decidere cosa fare del proprio corpo, cosa fare nel proprio corpo, cosa mettere dentro il proprio corpo. Perché se accettiamo l'imposizione di un trattamento sanitario, vuol dire che accettiamo l'idea di non poter esistere più come individui liberi e indipendenti. È un ricatto quello che sta facendo adesso lo Stato, che si nasconde dietro la salute pubblica, dietro la scusa della tutela della salute pubblica. Ed è un ricatto che non possiamo accettare. I media hanno avvallato i governi nel creare una realtà che non esiste, nel creare il nemico interno portatore di malattie, di epidemie, di disagio. Hanno chiuso le scuole ai bambini non vaccinati, bambini sani, strumentalizzando anche una grave malattia come quella dell'immunodepressione. Noi abbiamo anche portato in piazza testimonianze, fatte da genitori di bambini gravemente danneggiati. Abbiamo portato in piazza una persona che parlerà dopo dal palco, che ha proprio il problema dell'immunodepressione, un problema che è stato abbondantemente strumentalizzato. Abbiamo portato in piazza uno dei medici radiato per aver espresso il suo pensiero opponendosi a questo diktat del governo. Quindi sì, in piazza ci sono un po' tante figure diverse che un po' fanno parte di questo percorso che stiamo facendo. Siamo con l'avvocato Stanca di Firenze. I danneggiati di vaccino sono parecchi? Beh, io ne ho seguiti almeno 300 di danneggiati da vaccinazione in 20 anni di lavoro, e quindi li conosco tutti uno per uno. Sono cause difficili. Certo, sono cause difficili, perché abbiamo contro quella che si chiama la scienza ufficiale, ma ce la facciamo. Qual è il messaggio che voi portate in piazza quest'oggi? Il messaggio che dove c'è un rischio ci deve essere una scelta. Non possiamo costringere i genitori che vogliono essere prudenti e che non hanno garanzie della innocuità dei danni, non li possiamo costringere ad accettare un trattamento sanitario come se fosse un TSO.
la Glaxo brindo alla fiera di Big Pharma per due soldi con la ministra, la Glaxo brindo e venne. Una storia triste che ho letto 2 mesi fa su un giornale. Troppo tardi. Grazie. Voglio. Le mie canzoni hanno delle parole che sono parole a cui tengo. Di cui secondo me bisogna riprendersi. Amico, chi ruba tanto fa carriera, chi poco va in casa.